Vittorio Dalla Vecchia, proprietario del ristorante Le Vecchie Credenze nella frazione Tettibusso di Santena. Allora, ci spieghi che tipo di locale è questo e che cosa offrite di buono ai vostri clienti, che genere di menù? Allora, ai nostri clienti noi offriamo una cucina di territorio con dei prodotti locali, rivisitata con un tocco di fantasia. E questo locale è adatto per diverse occasioni, ad esempio può essere adatto per una cena romantica per due persone oppure anche per dei gruppi, avendo una sala esterna molto ampia, adatta anche per una cena di lavoro un compleanno oppure un evento come una cresima, un battesimo. E in questo periodo dell'anno, visto che ci stiamo inoltrando nell'autunno, quali sono i piatti forti? Allora, in questo momento stiamo proponendo un menù tutto di funghi, perché siamo in autunno e la comparsa dei funghi, e abbiamo fatto un menù ricco con tante portate, tutte a base di funghi. Oggi prepariamo un risotto ai funghi porcini. Gli ingredienti per questa ricetta sono dello scalogno, del burro, del parmigiano, del riso, carnaroli. Questo è un riso carnaroli prodotto a San Raffaele Cinena, provincia di Torino, e del brodo caldo, e ovviamente i funghi porcini. Come si fa la cottura dei funghi porcini? Adesso vi faccio vedere il taglio dei porcini. Spessino non fa nulla perché è un po' più croccante. Molto veloce. 3-4 minuti e i funghi sono già pronti. Mettiamo ancora un goccio d'olio, rimesso un po'.
adesso lo possiamo impiattare. Abbellire il piatto e voilà, si può mangiare. Allora, con questo piatto si potrebbe abbinare un vino come il Nebbiolo o anche un bel Barbera, Barbera d'Asti, Barbera d'Alba, va bene comunque, e sicuramente un vino piemontese, perché essendo in Piemonte diciamo che mi sembra doveroso. Quali saranno per i vostri clienti le prossime iniziative che voi proponete, le prossime novità per questo periodo autunnale? Dunque, come dicevo prima, fino a fine ottobre ci sarà questo menù funghi, fino a ottobre, e a novembre ci saranno degli appuntamenti con la Bagna Cauda, e ricordo che il 19 c'è la terza sagra della zucca, secondo prodotto tipico di Santena, e noi come ristorante saremo presenti in piazza per questa sagra insieme ad altri ristoranti. Quindi possiamo dire che Santena non è solo asparagi? No, Santena non è più solo asparagi, e infatti si sta affiancando questo secondo prodotto autunnale, la zucca di Santena, ed è il terzo evento. Perché venire fino qui a Santena e perché scegliere il ristorante Le Vecchie Credenze? Perché potrebbe essere un'occasione per fare una gita fuori porta. Abbiamo un'uscita tangenziale Santena, che dal centro di Torino arrivare a noi in 20 minuti si arriva e si è in aperta campagna, e oltre a essere deliziati dalla cucina, dai piatti con un'accuratezza anche nell'aspetto dei piatti, anche della campagna, e stare in tranquillità, passare una bella giornata.